Io canterò in perpetuo le benignità dell'Eterno. Con la mia bocca farò nota la tua fedeltà di età in età. Lode al Signore. Stavolta sembra che non ci sia un verso esplosivo all'esterno, ma vogliamo vedere assieme qualche cosa che è una chiamata particolare per ogni credente, anche stonato, perché qua dice io canterò, dice ma io non so cantare, io sono stonato, è lo stesso. Io canterò in perpetuo la benignità dell'Eterno e con la mia bocca farò nota la tua fedeltà di età in età. Questa sera proprio lo Spirito Santo ci vuole ricordare qualche cosa di particolare che ha a che fare con l'essere testimoni, con l'essere testimoni. Chi è il testimone? Il testimone è qualcuno che parla, che esprime, che manifesta quello che ha visto, quello di cui è stato spettatore. E allora, certamente, la prima parte del verso che abbiamo letto ha a che fare con qualche cosa che riguarda più la vita personale, anche se certamente noi possiamo cantare le benignità di Dio anche all'esterno, possiamo cantare anche come un messaggio, ma il canto in generale è qualche cosa di importante, perché è qualche cosa che nasce da una parte più libera della nostra vita. Sapete che il canto è quella parte, quell'espressione che riesce tante volte a superare tutte le barriere mentali, tutte le inibizioni, e tante volte nel canto è come se si riuscisse a esprimere quello che realmente c'è dentro ognuno di noi. Sappiamo tutti come in questo senso l'espressione musicale in un periodo della storia che noi viviamo, infatti, è diventata un'espressione di rabbia, di violenza, di odio, e per questo tipo di espressione è stata fondamentalmente forse usata quella che noi definiamo la musica rock. Non perché il rock sia cattivo in se stesso, ma certamente in questo tipo di musica si sono tante volte ritrovate tante persone che avevano qualcosa da cantare, da esprimere, e questa era una rabbia, un odio, un'angoscia, una violenza, che forse è quella che realmente tante volte viviamo quando siamo partecipi di certe situazioni, di certe realtà, quando ci accorgiamo la logica perversa che anima il sistema dove ci troviamo, tutti in qualche modo diventiamo come dei sessantottini, cosa significa? Delle persone che si ribellano al sistema, che dicono non ci sto, anche se non amiamo la musica rock, che è diventata un'espressione proprio di rabbia collettiva persino, siamo tutti in certi momenti a cantare le lamentele di vivere in un sistema come il nostro, ad esprimere il malessere, ad esprimere la rabbia. E credo che la musica in tutto questo è un'espressione notevole di stati d'animo che sono dentro di noi. E così come lo stato d'animo di rabbia, di violenza, di ribellione, così anche noi siamo stati sensibili a un'altra espressione musicale in cui magari si canta l'amore, si canta il sentimento, si canta la sensualità. Il canto è l'espressione di qualche cosa veramente di libero, di vero. È infatti molto importante cogliere
quello che il canto esprime. Tutto quello che viene espresso attraverso la musica e il canto ci parla di un vissuto interno. Qui il salmista sta dicendo: io canterò sempre la bontà di Dio. Ma forse che non aveva altre canzoni da fare? Certo, ci sono tante altre canzoni, ci sono tante altre espressioni nella nostra vita, ci sono tante altre cose da cantare, da esprimere, ma quando arriviamo a un certo punto, quando abbiamo cantato di tutto, quando abbiamo espresso ogni cosa e non abbiamo più la voglia di cantare, ricordate quella espressione del popolo di Dio quando si trovava prigioniero lì in Babilonia e gli si chiedeva di cantare le canzoni di Sion e invece quel popolo aveva appeso le loro arpe, i loro salteri, le loro cetre, le avevano appese ai salici, avevano lasciato e diceva proprio: come faremmo noi a cantare canzoni di Sion qui, prigionieri come ci troviamo? Come facciamo a cantare qualcosa di bello dopo quello che ci è successo? Perché tutti all'inizio cantiamo e cantando cerchiamo di esorcizzare la paura, ma poi c'è un momento nella nostra vita in cui il canto finisce. Cioè, come il canto finisce? Neanche le canzoni d'amore. Neanche le canzoni d'amore, forse, le delusioni, i sentimenti, tante cose strane fanno finire persino queste spinte. E le uniche canzoni forse che vorremmo cantate sono quelle delle ninne nanne, perché poi abbiamo l'insonnia e non riusciamo più con l'attenzione che abbiamo sviluppato neanche a dormire. Ma neanche quelle forse abbiamo qualcuno che ce le canta. Non siamo più dei bambini. Non abbiamo nessuno che ci canta la ninna nanna. C'è un momento in cui il canto finisce, come degli usignoli che non cantano più. E nella nostra vita questo succede. Ma proprio lì, io credo che è importante poter scoprire qualche cosa che lo Spirito Santo ci fa vedere attraverso Davide. Dice: io canterò sempre la bontà di Dio. E per cantare la bontà di Dio abbiamo bisogno di sperimentarla. Abbiamo bisogno di scoprire quello che Lui ci ha dato. Se no non canteremo la bontà di Dio. Non la canteremo. Canteremo dei canti dove si parla della bontà di Dio, ma non saranno sinceri, reali. Se noi pensiamo che la bontà di Dio è solamente in quello che ci è successo, forse non hai avuto molto successo nella vita, non puoi cantare. E invece no. Il salmista era profeticamente già capace di cantare la bontà di Dio perché intravedeva queste ricchezze, queste realtà che ci danno la vera gioia. E infatti più avanti, se leggete nello stesso Salmo, dirà: beato il popolo che conosce il grido di giubilo. Come a dire: beato il popolo che scopre qualche cosa di meraviglioso. Esso cammina eterno alla luce del tuo volto, festeggia del continuo nel tuo nome. Che bello poter cantare non più nel nome dei nostri sentimenti, cantare non più nel nome dei nostri risentimenti, cantare nel nome della nostra sensualità, ma cantare nel nome di Dio, nel nome dell'Eterno. E non perché noi ci scriviamo nel nome di Dio, ma perché entriamo in un'esperienza della bontà, della fedeltà di Dio. Dio è fedele. Dio è fedele, come a dire, Lui non parla come un politico, non parla come un teologo, Lui è fedele e Lui ci ha dato
un motivo per cantare la sua bontà, la sua misericordia. Ma per poterla cantare, così come il popolo di Israele non riusciva a cantare perché si sentiva prigioniero, e lì erano delle sbarre, lì erano delle barriere fisiche. E dicevano: ma come facciamo a cantare? Siamo qui prigionieri. E questa sera tanti di noi non riuscirebbero a cantare un canto di gioia perché si sentono prigionieri. Ma Dio ti sta dicendo di fare come il salmista, di cantare la benignità, la bontà di Dio, di cominciare a credere in una maniera nuova la bontà di Dio, di cominciare a vedere la bontà di Dio non tanto in quello che ti è successo intorno, nelle trappole dove sei andata a finire, nelle situazioni in cui ti sei messa, e poi altro che cantare, ma di guardare quello che Dio ha preparato per te. E allora possiamo cantare, e allora possiamo lodare la benignità di Dio. Ma quello su cui l'enfasi questa sera è fatta è proprio sulla: con la mia bocca farò nota la tua fedeltà da età in età. Con la mia bocca farò conoscere. Cosa vogliamo fare conoscere agli altri? Cosa vogliamo fare conoscere alle persone? Qual è il desiderio più grande che hai? Cosa vuoi fare conoscere alle persone? Sapete, tante volte noi facciamo conoscere e facciamo noto, rendiamo noto agli altri quello che sono i nostri interessi principali. E allora è normale quando c'è il momento della calciomania, l'abbiamo passato, allora di persona in persona, non di età in età, perché poi questa Coppa del Mondo sarà solamente un pezzo di un videoregistratore, cioè in una videocassetta, in un archivio, ma noi facciamo nota, noi comunichiamo, facciamo conoscere agli altri che cosa? Le cose che secondo noi sono più importanti. E allora evidentemente quando sembra che tutta la situazione dell'Italia dipende da che se lei vinca o meno la Coppa, allora facciamo nota, rendiamo, facciamo conoscere i risultati, parliamo di come ha giocato X, Y, destra, sinistra, e così via, di tante cose che noi facciamo note, che noi comunichiamo, facciamo conoscere agli altri. Talvolta facciamo conoscere pure le cose che non gli interessano. Facciamo conoscere l'ultima barzelletta, facciamo conoscere: la sai l'ultima? Dice: no, non la so. Allora te la racconto io. Abbiamo un grande archivio di cose che pensiamo che siano buone da fare conoscere agli altri. Forse facciamo conoscere l'ultima ricetta che abbiamo scoperto. Non sto dicendo che sono cose sbagliate, ma c'è una cosa fondamentale. Così come Dio, la cosa fondamentale che ha voluto farci conoscere è stato il suo amore, la sua grazia, il suo desiderio di bene per noi, il progetto della salvezza. Anche noi, cos'è? Qual è il bene migliore che vogliamo fare conoscere agli altri? Cos'è che vogliamo veramente fare scoprire agli altri? Di che cosa vogliamo essere fondamentalmente testimoni, a parte di tutti quegli eventi, di tutte quelle cose di cui già è testimone la televisione, tutti i vari mass media? Di che cosa vogliamo essere testimoni? Questa sera c'è un'esortazione forte per la mia vita, per la tua vita. Ricordati, ti dice il Signore, che la cosa più grande che puoi fare è di fare nota la benignità, la fedeltà di Dio nella generazione dove Lui ti ha messo, dove tante persone stanno dicendo: ma Dio, ma Dio, ma Dio, perché non hanno compreso il progetto di Dio, perché stanno guardando ancora l'apparenza, perché pensano che il mondo è dominato da
la volontà di Dio, non capiscono che ancora il regno di Dio deve venire su questa terra, dove tante persone se la prendono con Dio per tutto quello che succede. Dio vuole che tu sia un suo testimone. Testimone di che cosa? Della fedeltà di Dio. Come a dire, Dio si è ricordato dell'uomo. Dio non lo ha solamente messo su questa terra e gli ha detto arrangiati, e poi quando l'uomo ha fatto troppo male dice cancelliamolo, poi è ritornato di nuovo, ora dovremmo cancellare di nuovo. No, Dio non si è dimenticato dell'uomo, ma la sua fedeltà lo ha portato a mandare Cristo a diventare capro espiatorio, a pagare lui. Questa è la buona novella che Dio ci ha annunziato. Ma stai tu essendo testimone di questa buona novella agli altri? Cosa stai raccontando agli altri? A parte le barzellette, le ultime notizie del telegiornale, le ricette ultime, gli eventi sportivi ultimi, tutto quelli, il nuovo vestito che non so, nuovo tipo di moda. Cosa stai raccontando agli altri? Di che cosa stai essendo testimone? Se tu comprendi la fedeltà che Dio ha avuto verso di te, se tu comprendi la grazia che Dio ha avuto verso di te, ti verrà spontaneo esserne una testimone, essere un testimone. E non per dire alle persone vai in questo posto, vai in quell'altro posto, vieni in questa chiesa, vai in quell'altra chiesa, ma sarai testimone di buone notizie. Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. E magari non sono belli nel senso che da odorare, perché magari una persona che si muove un poco, e quindi magari i piedi gli faranno un po' puzza. Ma com'è bello, voi non avete idea di quanto il mondo ha bisogno di qualcuno che gli parli, che sia ambasciatore dell'amore di Dio, non di nuove leggi, non di nuove teorie, non di nuove dottrine, ma che possa dire al mondo della fedeltà e dell'amore di Dio. Vuoi essere uno di questi testimoni? O vuoi continuare a parlare di tutte le altre cose che non potranno aiutare gli altri? Vuoi uniformarti agli altri? Vuoi stabilire con gli altri dei luoghi comuni pensando che tutti sono allegri e contenti e ignorando invece che nell'intimo di ogni persona che non ha conosciuto Gesù c'è un caos, c'è una distruzione? E tante volte invece magari noi guardiamo la parvenza esterna, ci sembrano persone allegre e contente e magari le invidiamo pure, oh magari potessi essere come lei, oh dice il Signore, io ti ho dato qualcosa di grande. Qualcosa di valore, valorizzalo, ma sine testimone, testimonia agli altri della fedeltà di Dio, della bontà di Dio, del suo progetto di redenzione. E non ci sono bisogno di slogan, non c'è bisogno neanche di portarsi la Bibbia e cominciare a dire qua c'è scritto, qua sta scritto, se hai ricevuto lo Spirito. Lui ti aiuterà a parlare, Lui ti darà le parole esatte, Lui è colui che parla e convince. Noi non possiamo convincere nessuno, neanche noi stessi, figuriamoci gli altri. Ma sii un canale di questa testimonianza che Dio ti ha dato e che ti dice di esprimere. Io non lo so come mai Dio si possa affidare a delle persone deboli come me e te per essergli testimoni, per rappresentarlo. Questo non l'ho mai capito. Ho detto, Signore, potevi scegliere altre persone. Ma poi ho capito che la Scrittura dice che Lui sceglie le cose deboli, pazze, sceglie le cose inutili. Allora mi sono confortato e ho capito che la gloria rimane sua, proprio perché Dio non vuole promuovere la forza dell'uomo, non vuole promuovere l'etichetta, non vuole promuovere il ruolo, ma vuole promuovere la sua presenza. E allora delle persone deboli possono essere canali di una grande potenza. Delle persone forti sarebbero così forti che non avrebbero neanche bisogno della forza secondo loro di Dio e sarebbero testimoni di loro stessi. Ma Dio non vuole che noi testimoniamo di noi stessi.
lo disse una volta ai farisei: come fate ad avere fede voi che prendete testimonianza gli uni degli altri, che cercate la gloria gli uni degli altri e non cercate la gloria che viene da Dio? Come fate ad avere fede? Voi cercate un'approvazione solamente umana? Dio ci ha dato un altro genere di testimonianza. Sei stato disapprovato da tutti? Se Dio ti ha approvato, nessuno potrà condannarti nel tribunale eterno. Se Dio ti ha approvato, chi ti condannerà? Chi ti giudicherà? Neanche tu stesso, neanche tu ti puoi giudicare. Dice: ma mi voglio condannare. Non lo puoi fare, Dio ti ha giustificato. E allora, fratelli, è importante essere testimoni di queste realtà. A tante persone intorno a noi che non conoscono questa buona novella, che continuano a cercare di espiare, che continuano a cercare di pagare loro, che continuano a cercare di fare opere buone per cercare di convincere Dio, ma Dio è convinto. E se tu lo sai che Dio è convinto, che Dio ha pagato, che Dio ha speso tutti i suoi soldi per salvarci, perché non lo testimoni? Perché non lo esprimi agli altri? Perché non credi che questo possa essere qualche cosa di unico che puoi dare all'altro, oltre a tutte le altre cose? Ma se non gli dai questa buona notizia, non saranno le altre notizie che faranno stare bene il nostro prossimo che non conosce Gesù. Ci alziamo in piedi. E allora questa sera è un'esortazione per comprendere che Dio, al di là della chiamata del ministero, di qualunque carisma ti abbia dato, in ogni caso ti ha fatto un testimone. Testimone di buone notizie. Alleluia. La cosa più bella è che nel mentre che noi le diamo queste buone notizie, diventano ancora più reali, più forti, più chiare per noi. Nel momento in cui invece ce le teniamo dentro e facciamo conoscere agli altri qualunque altra cosa, tranne che quello che è veramente la cosa più importante, piano piano è come se noi stessi perdessimo il senso delle cose di Dio e cominciamo a diventare come Pietro, che voleva sconsigliare Gesù di andare a morire. No, Gesù, non andare a morire. Lo faceva umanamente, era con tutti i sentimenti, ma era su un piano umano, era andato sul piano delle emozioni, non capiva più il progetto di Dio a quel punto. E Dio gli dovette dire: Pietro, come dire Satana, non è che Pietro era diventato Satana, ma in quel momento Satana stava parlando ai suoi sentimenti, anche se erano cose di buon senso, stava ragionando solamente secondo un'ottica umana e stava cercando di evitare il sacrificio di Gesù. Quello che, immaginate noi, dice: Pietro, che stavi combinando? Ti avessimo ammazzato, cioè. Oh, che fai, scherzi? Tu volevi bloccare Gesù per andare là, se lui non andava lì, eravamo tutti perduti. Eppure Pietro lo voleva fare. E così anche noi. Tante volte cercheremo non di fermare Gesù, perché lui già è venuto. Non possiamo impedire, come fece Pietro, il suo sacrificio, ma tante volte, per le nostre emozioni, per i nostri sentimenti, cercheremo di impedire lo Spirito Santo di fare qualche cosa che è a nostro favore. E diciamo: no, Spirito Santo, no, no. Senza capire che quello è un lavoro, è un'opera che ci darà tanto, tanto beneficio. E allora, questa sera vogliamo pregare perché ognuno di noi comprenda in maniera chiara come Dio ci ha chiamati per proclamare le meravigliose virtù di colui che ci ha portato dalle tenebre alla luce, di cantare, esprimere, proclamare, annunziare, non teorie, non dottrine, ma la buona notizia che Gesù è diventato peccato perché ognuno di noi diventasse giustizia e perché Dio potesse riconciliarsi perfettamente con ogni uomo. Vuoi diventare testimone di questa fedeltà di Dio, di questa benignità di Dio?
se lo vuoi, stai facendo quello che lo Spirito Santo vuole, quello che Dio vuole per il bene tuo e per il bene delle persone intorno a te. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie perché possiamo trasmettere agli altri non soltanto tante cose inutili, secondarie, vane, ma grazie perché ci hai donato qualcosa di grande. E grazie perché questa ricchezza è una ricchezza del tuo amore, ma è una ricchezza che possiamo condividere. Vogliamo esserne testimoni, vogliamo rendere nota la tua fedeltà, Signore, il tuo amore. Vogliamo farlo conoscere a quelle persone che stanno ancora distruggendosi nella ignoranza, Signore, nella paura.